E abbiamo deciso di portare a Pesaro un grande assortimento di piante grasse e piante tropicali tra le più particolari. Ad esempio qui possiamo vedere monstere, filodendri, alocasie, sono tutte piante di origine diciamo asiatica, del Centro America, che hanno queste foglie molto grandi e delle maculature molto particolari, quindi sono ottime come elemento d'arredamento proprio. Inoltre una nuova pianta veramente curiosa, in realtà più che una pianta è un'alga di forma sferica, il suo nome è il marimo, e dietro c'è proprio una leggenda veramente romantica. Si narra di fatti che nell'antico Giappone c'erano due giovani il quale amore non poteva essere corrisposto a causa delle famiglie appartenenti a due clan rivali. Così loro, forti del loro amore, decisero di scappare sulle rive del lago Akan e di donare il loro cuore trasformandolo in un marimo, in modo da riposare per sempre sul fondo del lago e di tanto in tanto risalire per prendere una boccata d'aria. E questo è proprio un movimento che il marimo fa in natura per riprendere luce, diciamo, in cima al lago, e poi riscendere nuovamente, ed è questo proprio che gli dà questa forma sferica. E invece tra le piante grasse, tra le più particolari vi posso mostrare il mirtillo cactus, che è una pianta che è originaria del Messico, che in natura produce dei piccoli frutticini il quale sapore è simile a quello di un mirtillo. In generale ce n'è veramente per tutti i gusti, pensate soltanto che a livello delle piante grasse abbiamo oltre 150 tipologie di piante differenti.